A tutti, in questo tutorial faremo insieme questo abitino. Il progetto mi è venuto in mente a guardare e riguardare i bellissimi colori di Cahlista, che ve l'avevo già presentato sabato scorso, e mi ha colpito proprio per i suoi colori e per la sua morbidezza, e la sua morbidezza è data dalla caratteristica di essere un cotone doppio gasato. Se non sapete cosa significa e vi siete persi la puntata di sabato, allora vi lascio il link sotto alla fine di questo video, vedete la copertina e potete andare a vedere tutti i termini di cosa significano tutti questi termini per il cotone e quante modalità, quante varianti ci sono, un'infinità, perché ce ne sono 34 colori. E veramente quando ho acquistato questo ordine di cotone non mi fermavo più, tanti bellissimi colori. Adesso il filato si lavora con uncinetto da 4,55, io l'ho lavorato con uncinetto da 5 Tulip Red, ovvio, e l'ho lavorato in 6 colori diversi. Vi servono circa 500 grammi, ma neanche 450-500 grammi di filato. Io ho detto per le taglie SM, no? Per fare così una media, e sui 600-650 per le taglie LXL. Adesso il modo di abbinare i colori io lo lascio a voi, perché come vi dicevo un attimino vi faccio vedere alcune idee che a me piacevano tanto. Questi sono 4, oh mamma, devo arrivare, facciamo così, devo arrivare, qua sono 2 varianti di viola, e cosa che vi voglio dire, ci sono tantissime, proprio tantissime sfumature di colore, e io non so neanche come scegliere per voi, perché è un po' difficile, siete voi che dovete scegliere i vostri colori preferiti. Io ne ho utilizzati 6 e non sembra neanche, perché sono armonizzati talmente bene tra di loro che solo se li conti, ecco, ti rendi conto che veramente neanche io sapevo all'inizio, cioè, pensavo di aver utilizzato 4 o 5, ma sono 6. Questo è un colore meraviglioso, ma insomma tutti, non lo so, sono dei colori molto belli. Allora io vi do uno spunto. Per questi colori avete sotto i codici, quindi se volete scegliere proprio la mia variante, vi do uno spunto. Scegliete il colore principale, che nel mio caso i colori principali sono il marron, il cioccolato e il... non mi ricordo come si chiama, però mi è piaciuto troppo questo colore. Comunque avete sotto la sequenza di codici, quindi potete prenderla da lì. E questi 2 sono stati, quindi prendete 2 nuanze, scusate, 2 sfumature neutre. Da lì poi partite con la famiglia di, ad esempio, per darvi proprio giusto un esempio, la famiglia di rosa, ad esempio. Ecco, quanti ci sono, o potete partire con la famiglia di azzurro, anche qui, anche qui ne abbiamo, ho preso solo 4 ma ce ne sono 6 o 7, anche qui potete, no, 4 delle stesse sfumature e 2 neutri. Ad esempio io sono partita con, no, io ho fatto proprio a modo mio, insomma fate come vi pare. O anche la famiglia di verde, se vi piace il verde, qua veramente ne ho, ecco come stanno bene insieme. Mi sembra che ce ne sia ancora uno, è caduto questo, sì, ce n'è ancora uno, ecco, mettiamoli tutti così, guardate che meraviglia. Quindi qua proprio siete assolutamente voi a scegliere, ma sono sicura che avrete un grande piacere di abbinare i colori, perché ci dà tanta allegria, ci dà tanta gioia veramente per l'estate di abbinare i colori e lavorarlo. Adesso la lavorazione è un top down, avete le istruzioni scritte in omaggio come al solito in 5 misure. È semplicissimo, si lavora tutto con punto altissimo. Allora mi è venuta in mente perché uno che questo filato si lavora da solo, è una meraviglia, proprio ci sono rimasta e l'ho provato anche ai ferri, è una cosa, va bene, io con 4,5 perché 5 per me è un po' troppo grosso perché io lavoro molto largo ai ferri, però con 5, se avete una mano diciamo di media, quindi non molto lenta come ho io ai ferri, allora va benissimo 5. L'ho provato e con questo punto ci dà leggerezza. Se avessi lavorato con il punto alto avrei fatto una cosa rigida, brutta, invece con questo punto ci dà leggerezza, però non è trasparente, non è, è perfetto da utilizzare direttamente sulla pelle. È stupendo, è veramente stupendo, sono molto contenta di questo capo, pur essendo semplice è veramente meraviglioso. Vi lascio al tutorial, non vi scordate le istruzioni scritte, le chiedete voi, ma comunque io se vedo che comprate la quantità necessaria di Cahlista e i colori, insomma, potete fare anche tinta unita, certo, o solo 2 colori, 3 colori, io ve le mando comunque direttamente. Va bene, vi lascio il tutorial. Ciao! Allora, iniziamo con il numero di catenelle che abbiamo per la nostra taglia e iniziamo giusto come un top down normale, solo che lo lavoriamo con punto altissimo invece del punto alto, mezzo punto alto. Uncinetto da 5, come vi dicevo, e iniziamo con 1, 2, 3, 4 catenelle. Faremo un aumento nel primo punto, quindi scendiamo con 1 2 3 4 nella quinta catenella, facciamo un altro punto altissimo e eccolo qua, quindi abbiamo un aumento, poi nella prossima catenella ne facciamo un altro e questo è l'inizio, questo è la parte davanti. Nella prossima catenella andiamo a realizzare il primo aumento raglan, facciamo 3 punti altissimi, 3 catenelle e ancora 3 punti altissimi. Eccoli qua. Questo sarà il nostro aumento raglan, ne dobbiamo fare ancora 3, no? E andiamo a lavorare adesso il numero richiesto per le maniche, quindi in ognuna delle nostre catenelle andiamo a lavorare un punto altissimo per il numero richiesto per le maniche. Adesso io qua ne lavoro, vado così, quindi in ognuna delle nostre catenelle, ok? Questo è stato l'aumento raglan, l'inizio, l'aumento raglan, vedete, e andiamo avanti in questo modo. Io mi sembra di dover fare 8, adesso non sono molto sicura, ma tanto per farvi vedere, 4, 6, ok, mi fermo così. E cosa faccio? Una volta lavorati tutti i punti per la manica, vado nella prossima catenella e lavoro il secondo aumento raglan, 2 3, quindi 3 punti alti, 3 catenelle e ancora 3 punti alti, 1 2 3. Ok, adesso vado a lavorare tutti i punti per il dietro richiesti, no? Per la nostra misura, e poi ovvio che farò un altro aumento raglan e poi di nuovo l'altra manica, ma vi faccio vedere tutto con calma. Il primo giro per impostare il nostro modello è il giro più importante, quindi meglio insomma capirlo per bene. Una volta finita anche tutta la parte dietro, vado a realizzare l'altro aumento, che è il terzo, no? Aumento raglan, 3 punti alti, anzi altissimi, ecco, poi 1 2 3 3 catenelle e altri 3 sempre. Ups, questo è stato solo punto alto, quindi 2 volte. Ok, che piacere lavorare con questi uncinetti. Ok, 3, e poi adesso andiamo a lavorare la manica e finiamo esattamente come abbiamo iniziato, ovvio. Quindi a questo punto non abbiamo da fare che ripetere praticamente cosa abbiamo fatto all'inizio, ma come vi dico sempre al contrario, nello specchio, no? E niente, da qua adesso vi faccio vedere anche il secondo giro. Si lavorano 2 o 3 giri, dipende dalla misura che lavorate, due o tre giri. Ecco, sono arrivato agli ultimi 3. Qua per tutte le misure è uguale, perché nel terzultimo faccio l'ultimo aumento raglan, non sempre ne abbiamo bisogno di 4. Ok, 3 insieme, 3 catenelle e altri 3, ok, 3, e negli ultimi 2 vado a lavorare, nel penultimo vado a lavorare un punto altissimo, e nell'ultimo vado a lavorare 2, quindi faccio l'aumento per lo scolo davanti, e lo farò per, vi ho detto, 2 o 3 giri, quanto viene per la vostra misura. Ecco, ho iniziato, quindi l'inizio è un po' difficile, no? E quindi andiamo a lavorare da qua per 2 o 3 giri, come vi dicevo. Faccio 1 2 3 4, nello stesso primo punto, quindi nel primo punto lavoro un altro punto altissimo, questo è il mio aumento. Da qua vado a lavorare tutti i punti fino ad arrivare alle 3 catenelle. Nelle 3 catenelle lavoro il raglan, è sempre così, è molto semplice. Dopodiché chiuderemo il giro collo e lavoreremo in tondo, però adesso facciamo questa prima parte. Ok, vedete, ho lavorato tutti i punti e adesso nelle 3 catenelle faccio il mio aumento raglan. Quindi da qua fino alla fine dello sprone gli aumenti raglan si lavorano ugualmente. Nelle 3 catenelle facciamo 3 punti altissimi, 3 catenelle e altri 3 punti altissimi, poi del resto si lavora un punto altissimo in ognuno dei punti altissimi tra queste 3 catenelle, no? All'inizio e alla fine facciamo le aumenti. Bene, allora, una volta lavorato 2, massimo 3, insomma quanto volete voi, facciamo l'unione. quindi nelle istruzioni scritte avete anche descritto come farlo se volete farlo a V. Invece se volete farlo come me facciamo così. Come si fa? Si contano i punti che abbiamo sul dietro con il totale davanti e si trova la differenza, che nel mio caso sono 16, e metto 16 catenelle, poi chiudo. Quindi 16 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 catenelle, 16 catenelle e poi chiudo con un punto basso nel punto alto, primo punto alto. Qui possiamo utilizzare, se vogliamo, anche la chiusura, vogliamo essere proprio perfetti, anche la chiusura invisibile, quindi da dietro praticamente prendiamo il filo, tutto, chiudiamo e appunto tagliamo il filo, che lo ritroviamo qua, vedete? Ok, una volta fatto ciò dobbiamo iniziare a lavorare in tondo, però sempre cambiando la direzione, quindi sempre come se lavorassimo dritto. 1, 2 volte filo sull'uncinetto, entriamo a sinistra tra il davanti e la manica e lavoriamo la prima parte del nostro angolo, quindi 1, l'ho fatto proprio brutto, quindi rifacciamo 2, teniamo stretto, entriamo, passiamo tramite 2, 2 e 2, eccolo qua, adesso è più carino. Poi facciamo il secondo 2 e il terzo, questo è sul davanti e anche questo è sul davanti, quindi devo iniziare sul dietro. Se sono sul davanti non era molto importante, ma a me sembra proprio meglio così. Inizio sempre qua ma sul dietro 1, perché era già fatto quello sul davanti, no? E quindi inizio 2 e 3, cambiamo solo la direzione, tutto qua. E poi qua vado a lavorare tutti i punti come sono, 2, 3, 4, 5, ma insomma adesso vado un po' più velocemente fino ad arrivare al mio, alle mie catenelle. Ok, ci siamo, e qua lavoro 16 punti, poi vado tutto intorno per finire. Qua devo solo e solamente entrare nel mio ultimo punto e per finire il nostro primo giro in tondo, perché vi voglio far vedere come iniziamo il secondo. Quindi vado tutto intorno rispettando solo gli aumenti raglan, quindi 3 punti altissimi, 3 catenelle, 3 punti altissimi in ognuno dei rimanenti 3 spazi da 3 catenelle tutto intorno. Quindi sono arrivata alla fine, ho fatto le 3 catenelle e ci sto pensando di non farle. No, non le facciamo le 3 catenelle, io ho aggiunto un altro gomitolo qua e si vede il nodino, ma vabbè, facciamo filo sull'uncinetto e facciamo il punto alto, la chiusura del punto alto, perché siamo proprio in mezzo, è larga, sì, abbastanza, siamo proprio in mezzo ed è ciò che ci vuole. Ci giriamo così senza fare nessuna catenella, niente. Andiamo a prendere il filo in questo modo e iniziamo a fare il nostro punto altissimo, quindi passo tramite una, stringo e passo tramite due, di nuovo passo tramite una, questa è la seconda volta, e poi tramite due, questa è la terza volta, passo di nuovo tramite una sola, eccola qua, e poi tramite due. Adesso io faccio un altro normale, il secondo, insomma quello, perché voglio verificare l'altezza. Se non è abbastanza alto, mi sembra un po' troppo bassotto, vedete? Allora ne vado a fare un altro giro come vi ho fatto vedere prima. Quindi qua abbiamo le due, passo tramite due e poi prendo una, stringo e passo tramite due, e adesso devo essere già a posto. Sì, l'altezza è perfetta, abbiamo il nostro punto, vedete, sono uguali. Questo è il secondo e questo è il terzo. È così che andremo ad iniziare a finire con il punto alto, come ho fatto vedere, a iniziare un nuovo giro. In questo modo nessuno vedrà l'unione, cioè proprio invisibile, e in questo modo andiamo avanti per la lunghezza dello sprone. Cambio colore, almeno io, ogni 1, 2, 3, quarto giro, quindi questo è il quarto, ogni quinto giro, ecco, cambio il colore. Sono arrivata al giro della divisione, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri totali, e per fare la divisione è veramente molto molto semplice. Guardate un po'. Entro nel terzo, nella terza delle 3 catenelle, e faccio un punto bassissimo, quindi ho chiuso la manica. E adesso mi infilo in una o anche tutti e due, guardate queste asole qua, una basta, solo per poter partire con il mio punto altissimo iniziale. Passo tramite due, tramite una, passo tramite due, tramite una, sapete già, sempre così fino ad arrivare tramite due e tramite una e tramite due. Penso sia già abbastanza, non voglio lavorare, cioè voglio saltare direttamente nel primo punto, e da qui semplicemente, ecco, uno, ci sono, vado a lavorare il mio giro un attimo. Questo è stato sul dietro davanti, quindi scusate, quindi dobbiamo girare per avere la stessa, ecco, così sono sul davanti, così, per avere la stessa, ecco, salto la catenella e faccio il mio punto alto e vado a lavorare tutto intorno facendo la stessa cosa, cioè dall'altra parte vi faccio vedere come si fa. Invece volete cambiare il colore qua, che io veramente questo che voglio, allora ho fatto il punto bassissimo, taglio il filo e inizio con il punto altissimo iniziale. Ho tagliato il filo, adesso vado con il nuovo colore e inizio con il punto, appunto, con il punto altissimo iniziale. Adesso voglio, questo è sul rovescio, questo sul davanti, 1 2 1 2 ci siamo, quindi entro qua, ho chiuso, entro in uno di questi due, non ho neanche bisogno di fare altro, ecco qua, Faccio il mio punto altissimo iniziale e appunto vado a lavorare 2, 3, vado a lavorare tutto intorno, tutta la parte, scusate, intorno sì, non intorno perché vi voglio far vedere anche dall'altra parte, tutta la parte davanti, no? Siamo sulla parte davanti, poi quando arrivo qua vi faccio vedere anche qua come prendere e chiudere anche dall'altra parte. Sono arrivata alla fine del davanti e vediamo come fare qua per escludere la manica praticamente, no? La divisione, entro nella seconda delle due catenelle qua, ho fatto 2 volte filo intorno all'uncinetto, 1, poi entro anche dall'altra parte uguale, poi passo tramite questi due prima, ok, così ho fatto l'unione e adesso lavoro il tutto, ecco così. Continuo, salto l'altra catenella, quindi non la lavoro e continuo, o se lo volete più largo potete lavorare sia da un lato che dall'altro anche nella catenella prima e dopo la seconda, no? Quella dell'unione, e infatti adesso vado e finisco il mio giro in questo modo. Poi si va dritto con la lunghezza, si possono fare degli aumenti sui lati, tranquillamente, se si vogliono fare aumenti, si può andare semplicemente dritto, quindi vediamo anche l'ultima parte del nostro abitino, che è la manica, no? Come collegarci per iniziare a lavorare la manica. E adesso devo solo essere attenta a qual è questo il mio punto in mezzo, lavorato in mezzo, quindi è qua che mi voglio collegare appunto, e inizio con un punto altissimo iniziale 2 volte così, entro giusto nel punto ed eccolo qua, 1. Da qua semplicemente voglio saltare direttamente, quindi da qua aggiungo solo 1 in mezzo e il resto vado a lavorare tutto intorno i punti che già ho lasciato per la manica, no? Ho lasciato fuori alla divisione giusto per la manica e vado a lavorare in questo modo. Giriamo il lavoro dopo ogni, cioè per iniziare appunto un nuovo giro, come se lavorassimo dritto, esattamente come abbiamo fatto con il corpo dell'abito, no? Per quello ho un video trucchetto dove spiego come fare passo a passo, girare il lavoro, sì, girare il lavoro, ma lavorare in tondo con una chiusura, con un'unione di giri quasi invisibile. Adesso proprio invisibile è un po' difficile. Avete questo video alla fine di questo, avete quel video alla fine di questo video, no? Nella copertina cliccabile, quindi pigiate sopra la copertina che appare alla fine di questo giro e sarete indirizzati direttamente al video del trucchetto molto importante per i nostri lavori all'uncinetto. Ok, queste essendo dette io ho finito con la spiegazione, spero veramente, magari vi faccio vedere anche anche il bordino che ho messo, perché ho messo questo bordino, sì, vi faccio vedere anche il bordino, ve lo faccio vedere giusto sulla manica, finisco 2 giri e poi vi faccio vedere anche il bordino. Iniziamo con 1, 2, 3, 4 catenelle più 2, andiamo proprio sotto braccio e ci dobbiamo attaccare con un mezzo, con un punto bassissimo. Facciamo ancora 2 catenelle e poi saltando le 2, quindi contiamo dalle prime 1 2 3 4, entriamo nella prima e facciamo 1 2, tre e 4, poi da qua facciamo 5, dovremmo avere un multiplo da 4, ma se non è proprio da 4 perché saltiamo 3, quindi in 1 facciamo il punto bassissimo per attaccarci e saltiamo 3. Se non abbiamo un multiplo proprio da 4 non è un problema, perché possiamo saltare a volte solo 2 invece di 3, no? Quindi dobbiamo andare qua un po' all'occhio, se non volete proprio aumentare o fare una diminuzione per arrivare al multiplo da 4. Io ad esempio ne ho qua 45 punti, 44 sarebbe il multiplo perfetto, ma fa niente, in una di loro salterò meno e così non ho dei problemi. 2 3 4 5 catenelle, mi giro e faccio un punto alto in ognuno dei 4, ecco, e 2 catenelle, come vi dicevo, salto qua, salto solo 3, ecco, proprio qua solo 2 e vado nel prossimo. Così ho risolto il problema, mi sono attaccata qua con un punto bassissimo, ho fatto altre 2, poi mi giro e lavoro di nuovo i 4 punti alti, 2 3 e 4, poi faccio le mie catenelle 3 4 5 e vado avanti così 1 2 3 e 4. Da una parte faccio le 5 catenelle da parte esterna, dall'altra parte faccio solo 2 e salto. Adesso posso saltare 3, entro nel quarto e faccio un punto bassissimo, altre 2 e torno e lavoro i 4 punti alti, 5 catenelle, torno, 4 punti alti, 2 catenelle, salto 3 punti di base e nel prossimo faccio un punto bassissimo. Quindi è questo il modo per attaccare questo bordino brush, ma è proprio la striscia base, ecco. Faccio vedere di nuovo 3 4 5, mi giro, faccio i miei 4 punti alti, 2 3 e 4, e qua faccio solo 2, salto 3, entro nel prossimo, faccio punto bassissimo, 2 catenelle e mi giro e faccio di nuovo 4. Ok, vado avanti così tutto intorno. Poi l'ultima cosa che ve la voglio far vedere è come chiudere questo bordino in una maniera invisibile. Sono arrivata alla fine e adesso come fare per chiudere questi due insieme? Devo fare ancora un giro, ma lo devo fare, non so, a rovescio, quindi così sul rovescio faccio 1, un punto alto, e poi qua invece prendo, vedete, è questo e faccio il punto bassissimo. È un po' strano, ma è così che dobbiamo andare. Poi 2, poi di nuovo anche qua vengo, entro e faccio il punto bassissimo, 3 e faccio la stessa cosa. È molto importante farlo sul rovescio perché se no si vede. E l'ultimo quarto e l'ultimo qua, e adesso guardate il miracolo, è assolutamente invisibile, vedete? Quindi basta farlo sul rovescio perché se no si vede. anche così non è che si vede molto, però se lo fate sul rovescio non si vede niente. Ok, adesso dal secondo è molto semplice, iniziate esattamente come ho iniziato questo, però ci agganciamo direttamente nelle 5 catenelle e andiamo così. Ok, adesso veramente vi ho fatto vedere tutto, per cui abbiamo finito. Spero veramente vi piaccia, un modello semplice con un filato meraviglioso, morbido, e che si lavora così velocemente che ho già in mente un altro modello. Certo che cambierò le combinazioni di colori perché sono tanti e meravigliosi, ben 34 colori. Ciao!